nostra via Francigena parte da quella che, in epoca medievale, fu capitale del regno Longobardo e poi, dal 774 al 1024, capitale del regno italico, cioè Pavia, città ancora molto affascinante e sito dell'alma mater dei cicloslavisti. Sulle orme di Sigerico, arcivescovo anglosassone che nel 990 si recò a Roma per ricevere l'investitura papale, affronteremo quasi tutti gli ostacoli che per secoli hanno cercato di scoraggiare migliaia di pellegrini. Il tempo avverso, come quello di oggi, le salite impervie, il sole spietato di agosto, il fetore irrespirabile dei piedi dei camminatoi negli ospitali e così via. La tappa che ci porterà a Fiorenzuola d'Arda non sarà indimenticabile, un centinaio di chilometri di pianura, con strade che ricordano un formaggio emmentaler e una pioggia insistente come i bambini che vogliono il gelato. Piacenza ci fermiamo addirittura a bere un tè caldo, sosta che ci rinvigorisce e ci dà l'energia per pedalare gli ultimi chilometri e raggiungere la parrocchia di San Fiorenzo, nostro ricovero per la notte. Lungo tutto il percorso è possibile dar riposo alle proprie membra nei numerosissimi ospitali per pellegrini, grazie ai quali, a fine viaggio, le spese per i pernottamenti sono davvero irrisorie. Ma ricordatevi di prenotare e rispettare la precedenza che hanno i camminatori. La seconda tappa con destinazione Berceto è già una bella prova per scalatori, ma a fare da cornice a questa bella arrampicata abbiamo finalmente dolci colline e campi meno soggetti ad un'agricoltura di tipo intensivo. La strada si impenna subito dopo Fornovo di Taro ed è impossibile non rimanere profondamente affascinati dalla bellezza dei paesaggi, dall'austerità della pieve di Bardone, dalla pace interiore che inizia a prendere forma e ci impone quell'ottimismo profumo della vita tanto reclamizzato da Tonino Guerra. Iniziamo il terzo giorno con un groppo in gola. Oggi dovremo infatti superare il temibile Passo della Cisa, importante valico appenninico che ci porterà nella regione storica della Lunigiana. Superiamo davvero senza troppi problemi il passo e ci catapultiamo in una discesa quasi infinita verso la bellissima Pontremoli, permeata di quell'inconfondibile toscanità che caratterizza tutte le città di quella che probabilmente è la regione italiana più famosa nel mondo. Thank you.
superiamo ponti, borghi medievali che hanno voltato le spalle allo scorrere del tempo e sotto a un cielo dipinto forse da un artista rinascimentale assaporiamo quella ricchezza paesaggistica e architettonica che come pochi altri paesi d'Italia sa offrire. Decidiamo di non andare a pedalare sul litorale e rimaniamo nella zona collinare della Versilia, anche se la flora risente chiaramente dell'influsso marino. Superate la carenissima massa le medievali Pietra Santa Camaiore e lo strappo deciso per Monte Magno, puntiamo una delle città più importanti della Via Francigena, la stupenda Lucca, perla inestimabile chiusa all'interno di mura che la proteggono con amore quasi materno dalla frenesia dei tempi moderni. La Via Francigena è letteralmente disseminata di gioielli e impregnata di storia. E la nostra collezione di timbri per la credenziale del pellegrino ci porta ad un'andatura un po' a singhiozzi. Nel tardo pomeriggio giungiamo a San Miniato Basso, consci dell'importanza di un buon sonno ristoratore in vista dell'ostica quinta giornata. La tappa di oggi, oltre a mettere in crisi le gambe, ci toglie un'incertezza a proposito dell'epoca in cui pedaliamo. San Miniato Alto è un borgo che toglie il fiato e porta indietro le pagine del calendario di centinaia di anni. Oggi si pedala in Val d'Elsa e nonostante il meteo avverso ci lasciamo alle spalle numerosissime salite senza mai avere l'impressione di stancarci. Troppo belli i paesaggi, addirittura epici i corridoi di cipressi, schierati come cavalieri che tributano il loro saluto al nostro passaggio. Alla riva San Gimignano fa capolino anche il sole, e se non ci fosse questa massa di turisti, penseremmo di essere tornati indietro nel tempo, perché qui l'assetto urbanistico non cambia dal XIII secolo. Che spettacolo! Di prima mattina possiamo finalmente godere a pieno dell'atmosfera unica di San Gimignano. I turisti sono ancora nelle braccia di Morfeo ed è come se fossimo capitati anche noi a Frittole nel 1400, quasi 1500. Oggi il meteo della nostra, il sole presenzia con garbo, senza mai alzare la voce, e noi pedaliamo ebri di Via Francigena, travigendo da parte a parte con le nostre bici meravigliosi borghi figli della strada. Mura turrite ricordate anche da Dante nell'Inferno. E poi Siena, con il volto un po' sfatto,
sfiancata da quell'incontenibile passione che è il Palio. La ricchezza del suo patrimonio artistico medievale è impressionante. Vorremmo fermarci qui, ma la strada chiama e noi dobbiamo proseguire verso Buon Convento, dove ci fermeremo in attesa di una delle tappe più emozionanti dell'intero percorso. Il settimo giorno di viaggio verrà ricordato come uno dei più belli di sempre, grazie soprattutto alla bellezza sconvolgente della Val d'Orcia, con la nudità sensuale delle sue colline e quelle strade bianche che riportano il viaggiatore alle origini. E allora, anche in vista del passaggio a Bagno Vignoni, citando il pazzo Domenico di Nostalgia di Tarkovsky, dico che basterebbe osservare la natura per capire che la vita è semplice e l'aria è quella cosa leggera che ti gira intorno alla testa e diventa più chiara quando ridi. Bagno Vignoni è uno dei posti più belli che io abbia mai visitato. E in un'ipotetica ricerca della fede, penso sia il luogo giusto per trovarla, qualunque essa sia. Dopo una peccaminosa scorpacciata di untuosissimi panini con la porchetta, affrontiamo nella calura delle 13:30 la temuta salita per la fortificata Radicofani, dove ci rifocilliamo con dei quasi commoventi paninazzi con il prosciutto crudo. Una delizia! Al termine di una lunga discesa scavaliamo nel Lazio per concludere questa indimenticabile giornata ad Acqua Pendente. Dopo aver percorso 10 anonimi chilometri, ecco il primo pregevole colpo d'occhio dell'ottava tappa, un meraviglioso panorama sul lago di Bolsena, che ci sembra addirittura un mare per la profondità in cui si può lanciare il nostro sguardo. Poi giù, lungo Carrarecce, tra orti, vigneti e uliveti, per raggiungere la città del miracolo eucaristico, cioè Bolsena, dove nel 1263, mentre un sacerdote stava celebrando la messa, al momento della consacrazione l'ostia avrebbe sanguinato. Dopo una breve sosta al castello e un rifornimento frutta, proseguiamo per la Cassia e decidiamo, in segno di rispetto, di non ignorare il cimitero di guerra del Commonwealth, dove in rigoroso silenzio e profonda commozione ringraziamo tutti coloro che si sono sacrificati per la libertà. Alla vista dell'enorme cupola della cattedrale di Santa Margherita che domina su Monte Fiascone, il numero 100 si insinua nelle nostre menti, perché qui siamo ormai a soli 100 km dalla tomba di Pietro. Infine Viterbo, che devo dire ci stupisce con il suo patrimonio artistico, con quei portali decorati, quelle finestre gotiche e la suggestiva Piazza San Lorenzo, dove la sera abbiamo la fortuna di partecipare a una festa cittadina. La distanza ormai irrisoria che dopo Viterbo separa il pellegrino dal Caput Mundi non deve sminuire tutti quei luoghi pieni di storia che si attraversano negli ultimi 50-60 km di questo meraviglioso viaggio.
paesaggio vulcanico che si percorre è una fonte inesauribile di sorprese e l'atmosfera che si respira è figlia del susseguirsi di diverse epoche storiche che hanno plasmato il territorio e il volto dei borghi che abbiamo la fortuna di ammirare. Palazzi, fontane barocche, strade etrusche, tombe, catacombe, chi più ne ha più ne metta. E allora bisognerebbe concedersi il lusso di rallentare, quasi di fermarsi, per diventare l'ammaliato pubblico che assiste allo spettacolo della vita. Eccoci arrivati all'ultimo giorno di viaggio. Le bici sono pulite, luccicanti e pronte alla sfilata sulla trafficata via trionfale. Una bella ciclabile ci salva dal bazar di motori ed è tempo di tirare le somme. È arrivato il momento di buttare il nostro sguardo indietro, di ripercorrere all'inverso il viaggio e registrare nella memoria i luoghi visitati, i volti delle persone conosciute, le emozioni provate. La Via Francigena non deve essere necessariamente un pellegrinaggio religioso, anzi, quando diventa un viaggio dentro se stessi, quando diventa l'occasione per ritrovare un briciolo di speranza nell'umanità, ecco svolgere a pieno il suo principale compito. E citando le indimenticabili parole di Bouvier nel suo La polvere del mondo, il viaggio fornisce occasioni per darsi una mossa. Ma non, come si potrebbe credere, la libertà. Piuttosto fa provare una specie di riduzione, privato del suo contesto abituale, spogliato delle sue abitudini come di un voluminoso imballaggio, il viaggiatore si trova ridotto a più umili proporzioni, più aperto anche alla curiosità, all'intuizione, al colpo di fulmine. E questa nostra Via Francigena non può che concludersi nell'abbraccio del colonnato del Bernini, in un simbolico gesto di amore e fratellanza.